Buonasera, siamo all'interno del Palazzo della Provincia Reggio Calabria per questa mostra Marginalia, voci di altri popoli in Calabria. Il progetto è I Glossa Greca. Accanto a noi l'assessore Candido Mario, assessore alle minoranze linguistiche. Buonasera assessore. Buonasera, ecco. Grazie per la presenza. Grazie a lei. Assessore, le volevo chiedere il motivo per la quale questa mostra è stata fatta. Diciamo che il motivo è quello di aver programmato negli anni precedenti una serie di incontri e quindi di progetti che avevano lo scopo finale quello di creare quel sistema di turismo, diciamo in questo caso culturale, perché parliamo di una lingua minoritaria, quindi di una cultura, attraverso questa creare anche un movimento turistico che desse un po' di economia alle zone dell'area grecanica. E quindi questo è il tassello quasi terminale di questo mosaico che si sta cercando di costruire. E qual è diciamo, l'obiettivo oltre a questo? No? Era quello di creare con le altre minoranze, quindi esistenti sulla nostra regione, soprattutto quelle più rappresentative che sono gli albanesi e gli occitani, anche se ultimamente ne sono state riconosciute altre, però queste sono quelle più presenti e che veramente stanno dando alla Regione Calabria dei momenti di sincronismo culturale abbastanza importante ed efficace per quello che potrebbe essere uno sviluppo, dicevo prima, economico e turistico della nostra Calabria. Quindi l'obiettivo era quello di creare questa armonia tra le minoranze che negli anni passati non c'è mai stata, perché si è creato negli anni passati una certa, io voglio usare un termine che potrebbe sembrare improprio, però lo voglio usare, un'antipatia e una situazione di attriti continui che io personalmente ho vissuto in incontri convocati dall'assessore alla cultura della Regione Calabria, Mario Caligiuri, dove in alcuni momenti sono stato anche quasi aggredito, però solo, cioè aggredito in modo verbale, perché sono stato, come dire, la vittima di turno di questi momenti di attriti, ecco. Ed ecco perché io ho cercato di fare questa mostra itinerante proprio nelle comunità delle altre minoranze, perché si deve creare dei momenti di incontro, delle sinergie per creare e per contare di più anche nelle decisioni importanti a livello comunitario. Ecco, assessore, questa è l'ultima tappa. Ad oggi cosa ha prodotto questa mostra? Per quanto mi riguarda, personalmente le devo dire che un impegno, sicuramente tantissimo impegno, ha comportato, però le soddisfazioni tante, perché giorno per giorno ci arrivano delle richieste di poter utilizzare questa mostra anche le altre minoranze, tipo a Cosenza, San Demetrio Corone e a Guardia Piemontese, ci hanno chiesto i sindaci di poterla utilizzare nelle scuole. La stessa RAI, il presidente Crucitti, il direttore della RAI regionale, ci ha chiesto se può utilizzare questa mostra per 2 mesi nelle scuole, nel periodo delle scuole. E quindi questo, vede, la risposta qual è? Ecco, si è creato questo meccanismo di sinergia, di novità, ecco, di novità che fino adesso nessuno aveva avuto il coraggio di farlo. Io ho avuto il coraggio, come tante altre scelte, ho avuto anche il coraggio di fare questo. E anche gli istituti delle altre minoranze ci stanno chiedendo questa mostra, e i sindaci di San Demetrio e di Guardia Piemontese mi hanno già invitato a creare la giornata della lingua. Vede, queste sono le cose importanti, questo crea movimenti, questo crea turismo. Un coraggio comunque, assessore, ultima cosa che le chiedo, un coraggio comunque che la sta ripagando, perché ben riuscita, dobbiamo dire, tanta gente viene a visitare la mostra. E quanti giorni ancora rimarrà aperta questa? Allora, questa mostra rimarrà qui a Piazza Italia fino a tutto il mese di agosto, quindi i turisti presenti nella città di Reggio avranno la possibilità e l'opportunità di visitare e di capire
chi erano i Greci di Calabria e chi ancora oggi vorrebbero che rimanere i Greci di Calabria ed essere rivalutati e tutelati come tali, e quindi rimarrà. E poi da qui la esporteremo nelle altre comunità dell'area grecanica, tenendo 3-4 giorni per ogni comune, perché è giusto che sia così, è la loro mostra, quindi ogni comune deve avere questa possibilità e questa facoltà. Noi vi seguiremo e comunque complimenti per il coraggio, visto che parlava prima di... Grazie di questo, volevo salutare il mio presidente che è appena arrivato e della grande, come dire, di avermi dato queste opportunità di finanziarmi questi progetti, e quindi adesso io spero che avrà di me un'immagine diversa, non quella dell'inizio appena assegnatemi la delega. Adesso sto dimostrando di avere capito cosa mancava, quindi quegli anelli io piano piano li ho incastonati e ho cercato di fare questa catena che andava fatta. Complimenti comunque per il lavoro che state facendo, veramente noi vi seguiremo ancora, tanti grazie complimenti. Grazie di nuovo alla vostra emittente e mi salutate il vostro presidente, il vostro direttore. Grazie. Grazie.